Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata di Army Focus. Oggi parliamo di inneschi. Allora, prime cose fondamentali. Gli inneschi si dividono per categoria e ci sono quelli per arma corta, che sono questi, e per arma lunga. Ovviamente c'è per arma lunga con munizionamento a palla e arma lunga per canna liscia, quindi munizione spezzata. E il loro compito è quello di innescare la polvere. Questo compito lo svolgono attraverso un composto chimico che, una volta sollecitato meccanicamente con ovviamente il percussore, produce una fiammata in grado di accendere la polvere. Ogni produttore di inneschi, qua ne vedete alcuni per esempio, sposa lo standard, però è bene segnalare che non tutti gli inneschi sono uguali. Esistono infatti quelli un po' più morbidi, ovvero quelli che richiedono poca sollecitazione meccanica per produrre la fiammata, e quelli invece un po' più duri, quelli che magari richiedono una sollecitazione meccanica più intensa. La differenza è appunto questa, la quantità di sollecitazione meccanica richiesta per azionare l'innesco. Ad esempio, è risaputo che gli inneschi di tipo di marca Federal sono quelli un po' più sensibili, mentre quei famosi CCI come questi, per esempio, eccoli qua o questi, sono quelli più vicini allo standard. E mentre i Sallie e Bellot, tipo questi qua, sono quelli magari un po' più duretti, ecco, un po' più meno aderenti allo standard perché di fabbricazione un po' più vicina al mondo militare, quindi un po' più duretti richiedono più sollecitazione meccanica. Detto questo, capiamo un attimo come si classificano i vari tipi di inneschi. Partiamo da quelli per arma corta e qui abbiamo la prima nomenclatura che è pistol. Ecco, gli inneschi pistol sono quelli appunto dedicati per le armi corte, le pistole, i revolver e così via. E esistono a seconda del calibro sia in versione small sia in versione large. La differenza appunto la vedete, la dimensione. Questo è un large e questo è uno small. Ok? Ecco. E possono essere anche forniti in versione Magnum, poi capiremo meglio la differenza più avanti rispetto a questa nomenclatura. E per arma lunga invece si chiamano rifle, quindi rifle. Ok? E anche in questa casistica si differenziano in small e large, e anche qui esistono anch'essi in versione Magnum. Vediamo se ne ho una. Sì, eccoli qua. Competition Large Rifle Magnum. Quindi, ecco, esistono per arma corta pistol, per arma lunga rifle. Fa eccezione poi la canna liscia che vediamo più avanti anche questo. E la differenza principale tra pistol e rifle è il fatto che i pistol hanno una fiammata un po' più breve e contenuta, mentre i rifle ne hanno una leggermente più intensa. La dimensione dell'innesco invece è determinata sempre dalla classificazione small e large, che è una dimensione ben precisa. E gli small hanno un diametro, abbiamo visto, lo facciamo rivedere, un po' più contenuto, mentre i large hanno un diametro molto più grande, quasi, mi viene da dire, quasi il doppio di uno small. E quindi, giusto per capire, esiste una regola per l'utilizzo degli small e dei large? Beh, in realtà no, ogni bossolo calibro richiede il suo. Per esempio, come vedete, qui abbiamo un 45 CP e in questo caso lo vediamo con l'innesco small, in quest'altro caso lo vediamo con l'innesco large. Quindi, questo è un calibro che può essere utilizzato sia con gli inneschi small che con gli inneschi large, si trova in entrambe le versioni. Quello più diffuso e originale, per così dire, ovviamente è quello con l'innesco large. E ovviamente non possono essere scambiati i bossoli tra innesco large e innesco small, perché ovviamente
La differenza è abbastanza importante e determina anche il fatto che se vado a raccogliere un bossolo con innesco small non posso assolutamente utilizzare per esso un innesco large e viceversa, quindi se ho un bossolo con innesco large non posso per ovvie ragioni andare a utilizzare un innesco di tipo small. Ecco. Poi fanno invece una categoria completamente a sé stante gli inneschi per anima liscia. Essi hanno una categoria che nulla a che vedere con il munizionamento a palla, con gli inneschi a palla, quindi non esistono rifle, pistol, small e large, ma hanno una classificazione tutta loro. Quello che vedete qui è per esempio un innesco per anima liscia prodotto dalla Kedita, che è un CX 2000, per così dire. Per esempio, ogni produttore ha la sua scala. Nel caso della Kedita, la scala è CX 150, che è adatto a munizioni di bassa intensità. Poi segue il CX 1000 per munizioni di media intensità e il CX 2000 come questo per munizioni di medio-alta potenza. Anche in questi casi, la differenza è sempre la fiammata che producono più intensa e più lunga man mano che sale la scala. Come si può notare, il composto chimico, se lo andiamo a comparare agli altri inneschi, è molto più abbondante in questo caso. E gli inneschi di tipo small e di tipo rifle possono essere accompagnati da un'ulteriore classificazione, un'ulteriore specifica che è la Magnum. Ecco, se non troviamo l'indicazione Magnum, gli inneschi sono standard. Se invece la troviamo, significa che l'innesco a parità di dimensione farà una fiammata molto più lunga e molto più intensa. La differenza visiva la possiamo vedere in queste immagini che metto in sovraimpressione, dove a sinistra abbiamo la ripresa della fiammata di un innesco standard e a destra quella di un innesco di tipo Magnum a parità di classificazione small, large, pistol e rifle. Si nota immediatamente la differenza di intensità. L'utilizzo degli inneschi Magnum si trova più facilmente nel munizionamento d'arma corta o lunga con bossolo più lungo e più capiente, oppure è spesso indicato per quelle polveri un po' più lente, un po' più difficili da accendere, per così dire. Ci sono poi calibri come il 357 Magnum che lo richiederebbero espressamente, tranne però nel caso in cui sia utilizzata una polvere particolare che non ha particolare difficoltà di accensione. E che altro dire? Quindi una regola che se il calibro si chiama Magnum allora bisogna utilizzare gli inneschi Magnum? No, assolutamente no, non è una regola. Bisogna invece fare sempre riferimento alle tabelle di ricarica. Infatti, come abbiamo capito, l'impiego di alcune polveri, magari quelle un po' più difficili da accendere, può richiedere espressamente l'innesco Magnum, anche se il calibro magari non lo richiederebbe di per sé. Ecco, l'ultima cosa da dire è che esistono delle tipologie speciali di inneschi, ogni produttore ha il suo modo di chiamarli, principalmente dedicati nell'ambito di arma lunga a canna rigata, quindi parliamo dell'ambito rifle. E hanno caratteristiche molto più precise, sono infatti impiegati proprio per il tiro di precisione e ad esempio garantiscono un'elevatissima uniformità della fiammata, quindi non hanno praticamente variazione tra un innesco e l'altro o i differenti lotti di produzione. Sono quindi dedicati a chi cerca la precisione assoluta e l'uniformità delle munizioni. Ovviamente sono molto più costosi di tutti gli altri. Ecco, qui in questo video quindi abbiamo capito le varie classificazioni e differenze degli inneschi e il loro impiego nel munizionamento e la loro classificazione. Per oggi è tutto e vi ringrazio dell'attenzione. Come sempre invito ad iscrivervi al canale e al sito web per ottenere gratuitamente il software di ricarica di Army Focus. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!